Linea di Auric, indovina dove siamo? Avete pensato? Bene, ci troviamo, no scherzo, non ve li do i milioni di euro se avete indovinato, ci troviamo sotto all'edicola di San Rocco. E oggi cosa registriamo? Come avete potuto vedere dal titolo, facciamo un percorso. Allora, praticamente oggi è il 26, esatto, e registriamo un giro per Sant'Angelo. Avremmo dovuto vedere le edicole e magari andavamo dentro, prendevamo, che ne so, un pacchetto di carte e di ogni edicola, vabbè, così tanto per fare qualcosa, però le edicole sono chiuse, quindi facciamo un percorso e vi faccio vedere i negozi che ci stanno, che ci sono su questo percorso. Allora, intanto che qui vi faccio un po' vedere una panoramica di dove siamo, e adesso noi iniziamo, oltrepassiamo il ponte, di là si va a San Rocco, noi andiamo di qua e oltrepassiamo il ponte, no? Qui giù c'è l'ambro un po' sporco, sento mi fa mica la macchina fotografica giù, eccolo, e poi di qui c'è la solita salita, mi sta cadendo qualcosa, di qui c'è la solita salita che avete visto un milione di volte, e adesso andiamo a vedere il primo luogo che sta su questo tragitto. Allora, il tragitto è da quell'edicola là, che si chiama, ora vi dico, c'è scritto qua, si chiama si chiama Granada, no, sì, penso di sì. Dopo vi dico, vi metto qui sotto la scritta se era giusta o no. Vabbè, comunque, penso sì, penso che sia la Granada. Ho controllato, non capisco. Si chiama sì, Piazza Granada. Cioè, non piazza, si chiama l'edicola Granada, Piazza Vittorio Emanuele. Poi qui stiamo salendo e abbiamo qua di fianco, di per sopra, che è anche lui chiuso, ma vabbè, cosa volete? Santo Stefano, cioè. È ovvio che è tutto chiuso, anche io che vado a registrare in giro per Sant'Angelo e Santo Stefano. Faccio anche un po' vedere com'è Sant'Angelo adesso, visto che siamo in un certo senso, sì, no, siamo in zona rossa, no? Per con i giorni di Natale, no? E però io sono uscito perché sono solo e sto facendo attività motoria, no? Sto camminando e sono solo, quindi vabbè. Poi, lì per sopra ve l'ho fatto vedere, adesso c'è la libreria Vittoria, dove ci sono, è una libreria abbastanza bella, che non abbiamo superato, sta qui su. E qua, si entra di qua, e ci sono tutti i libri. Vabbè, e poi di qui c'è Piazza dei, no, questa non è Piazza dei Caduti, questo è il nome giusto, il nome vero vero non ce l'ho scritto, di solito io chiamo Piazza dei Caduti o la piazza, boh, la piazza del castello, penso sia ancora Piazza dei Caduti, no, il trage, scusate, no, aspetta, no, boh, chi lo sa, vabbè, no, il trage giù, vabbè, comunque di là c'è il monastero, poi si va avanti di qua, vabbè, lasciamo stare che c'è gente fuori a non fare nulla, a stare ferma, però vabbè. E adesso raggiungiamo invece la Piazza dei Caduti e lì c'è la seconda edicola che vi avrei voluto far vedere. Allora, di là intanto c'è il campanile e adesso raggiungiamo anche la chiesa. Andiamo a vedere la chiesa. Allora, la chiesa, va bene, poi di là si vede l'asilo, la scuola materna, e poi da di là si può fare una strada che si raggiunge il monastero. Poi vabbè, vi faccio vedere tanto che ci siamo, presepe lì, poi lì c'è la chiesa e c'è gente, vabbè, comunque qui
farmacia, qui vai i negozi vari, e poi adesso là in fondo c'è una banca che no, non ha chiuso per robo, e vabbè, proprio adesso devono suonare. Dove sono? Aspettate che guarda che ore sono. 14:31. Va bene. E che suona? Saranno le, cioè suonerà per le 14:30. Boh. Vabbè, comunque di qua c'è un'altra stradina. E qui arriviamo in Piazza dei Caduti. Ah, la luce! Non si vede niente. Ok. Altra edicola chiusa. E poi qui sì. Attraversa. C'è tutto fermo. Sembra che il tempo si sia congelato. No, mi ha detto che c'è l'edicola chiusa e qui c'è la banca, in fondo c'è un'altra banca, è la statua dei capelli e là in fondo, il zoom, ci va dritti fino a raggiungere la statua di Madre Capelli, che a proposito dopo vi faccio vedere una cosa, ma non vi sto a spoilerare. No? Adesso andiamo avanti un po' e vediamo. Allora, adesso dobbiamo raggiungere l'ultima edicola, che è l'edicola del Famila. Non so neanche se riusciremo ad entrare al Famila, però l'importante è che raggiungeremo là il Famila, no? Allora, c'è, allora qui la banca popolare, adesso a sinistra c'è la palestra comunale e una panchina, bella bella, e un parcheggio, e poi là in fondo, dietro alla palestra comunale, un po' a destra, ci stanno le elementari. E qui c'è una panchina bellina, molto simbolo di Sant'Angelo, prima era tutta bianca, vabbè, poi l'hanno pitturata. Poi andando avanti si arriva alle villette, si gira a destra dove c'è Piazza Perosi, che ho fatto anche un video sulle villette e sono esattamente avanti, adesso ci arriviamo. Vabbè, intanto di qui c'è Dimensione Musica, una scuola di musica dove fanno vari strumenti. Poi, adesso a sinistra ci sono il parchetto e le elementari, c'è uno dei tanti parchetti, qui a sinistra adesso, noi non giriamo, andiamo dritti perché dobbiamo raggiungere la rotonda dei pompieri, poi andare avanti e raggiungere il fan, cioè girare a destra e raggiungere il fan, di là ci stanno le elementari, là in fondo, poi di qui si gira dentro, si raggiungono le villette. Poi vediamo, anche là in fondo mi raggiungono le villette, messo, grazie, ecco. Poi qui a sinistra c'è un'altra stradina sempre per raggiungere le elementari, stiamo attraversando via Mazzini, che è una strada praticamente va dalla zona più nuova, che è là in fondo, alla zona più vecchia, più centro storico, che sta là dove c'è la chiesa e la Piazza dei Caduti e tutte le varie piazze, no? Di qui si gira ancora dentro le villette e anche là in fondo, tra quel palazzo arancione e quello giallo, si gira dentro le villette, lì si raggiunge proprio Piazza Perosi. Poi più avanti c'è un'altra stradina piccolina, che anche quella lì raggiunge Piazza Perosi, altre stradine che vanno alle villette. Poi qui a sinistra non ci dovrebbe essere, no, non c'è nulla, c'è un cancello se non mi sbaglio, sì esatto, e adesso in fondo c'è la rotonda dei pompieri.
poi dopo la rotonda adesso attraversiamo, perché dobbiamo stare sulla destra, perché è a destra il Famila, e qui a destra attraversiamo se non ci investono magari. Ok, poi di qui a destra c'è l'altra stradina che raggiunge Piazza Perosi. Qui a destra e va là in fondo, cioè poi a destra Piazza Perosi, e la rotonda dei pompieri. Adesso noi giriamo a destra e attraversiamo le strisce, poi si va a destra, tutto, sempre più a destra di là. Poi andando qui c'è la caserma dei pompieri, che sono tutti pompieri volontari, nessuno fa di lavoro. C'è una caserma di volontari di là a sinistra, si va da di lì e nella zona che vi ho fatto vedere l'altro, cioè vi ho semi fatto vedere l'altra volta, di qui c'è la fontana dei pompieri bellina, di là c'è la dove escono i camion, c'è anche il camion dei pompieri, non si vedrà nulla. Attraversiamo pista ciclabile Pozzanghere, perché siamo a dicembre, è normale, e anche la neve a Sant'Angelo ci devono essere le pozzanghere. È nevicato, sarà rimasta, è nevicato un giorno e sarà rimasta per due giorni la neve e poi basta. Vabbè, intanto di qui si passa di fianco alla questa strada che non so come si chiami, però è la strada penso più grande, più trafficata di Sant'Angelo, e nel fondo c'è il cosiddetto semaforo del Famila, e noi arriviamo praticamente di là dal lato, sì, arriviamo al semaforo, cioè in realtà ci fermiamo un po' prima perché è allo spigolo opposto del Famila. Ve l'ho già fatto vedere il Famila, però comunque stiamo un pochino facendo un percorso. Poi qui gli alberi belli, guardate che bello, non si vede niente. Di lì a sinistra si va al campo sportivo, alla pista sportiva, poi più avanti di là, cioè sinistra e avanti, ci sono le superiori e le medie, sono praticamente di fianco, ve l'ho già fatto vedere in un video, andate a recuperarvelo se non l'avete visto. Adesso andiamo ancora avanti e dopo un po' arriveremo al Famila. Dopo questo cambiamento della pista ciclabile, qui dove ci sono le mattonelle, dopo questa strada di mattonelle, là in fondo c'è, se riesco a mettere a fuoco, c'è il Famila. Ok. Noi vediamo, penso sia aperto, perché comunque magari l'edicola è chiusa, però il Famila è aperto. Quindi noi ci andiamo comunque e vediamo. Sì, l'edicola è sicuramente chiusa, però magari il Famila, non lo so. Penso sia aperto, teoricamente sono, c'è l'alimentare, c'è l'iperfamila, il supermercato. Ah, ma è ancora zoomato. C'è l'iperfamila, il supermercato. Vuoi che non sia aperto? Gli alimentari stanno sempre aperti. Giusto, sì. Vabbè, comunque entriamo nel Famila e raggiungiamo l'edicola. Anche se no, ma è all'ingresso praticamente l'edicola. Anche se la vediamo da fuori, almeno abbiamo raggiunto l'edicola del Famila. Allora, là di qua c'è ancora la strada che vi ho detto prima, che va dritta dritta, poi gira a destra, oppure può andare ancora più avanti, va fino agli Benzinai, e poi là si esce da Sant'Angelo. E prima di uscire da Sant'Angelo c'è una strada a destra che si raggiunge la casa di riposo. Ed eccoci qua. Dopo qui attraversiamo nella fanghiglia. No, siamo di qua. E eccolo qua, il Famila. E là in fondo, se riesco a farvelo vedere, c'è niente. Vabbè, comunque il semaforo del Famila. In fondo, praticamente parallelo all'altro spigolo del Famila. Vedete, parallelo a quello spigolo lì di là, è tipo
e poi ci andiamo tanto. E qui c'è il Famila, proviamo. Di là si va alle medie e alle superiori, e poi si girando a sinistra si può andare cioè sulla sinistra c'è, ma si vedeva anche la pista, dovresti averla vista, e mentre sulla destra ci sono prima medie, poi andando avanti le superiori. Niente, il Famila è chiuso. Va bene, avete un po' visto com'è? Adesso andiamo al semaforo del Famila e ci ritroviamo in un posto a sorpresa, che non è proprio un posto, però vabbè. Adesso che l'avete, è qua, vedete che stanno rifacendo tutto, ecco qua e qua. Adesso che erano le strisce, cioè, adesso che l'avete visto, ci troviamo nel posto a sorpresa. Tra 3, 2, 1. Ed ecco a voi la sorpresa. Allora, praticamente la nostra... avete presente, no, dove facevamo sempre l'outro io e Beato Gnocchi? Adesso non posso mettere schermo intero perché sennò mi si ferma la registrazione. Però avete presente dove io e Beato Gnocchi facevamo sempre l'outro o a volte anche la intro? Che era questa statua di Madre Cabrini, no? In piazza 15 luglio. E questo sito che è di Lions Club, sempre di Rigiano, di Madre Cabrini, no? Praticamente in diretta, hanno messo una webcam in diretta, quindi questo video che state vedendo è in diretta, della statua di Madre Cabrini. E adesso io quindi farò tutte le altre qui e vi torturerò. Va bene, vediamo se riesco a... riesco a farvela vedere meglio. Buona idea. Allora, niente, quindi adesso con la nostra statua di Madre Cabrini in diretta, penso, è in diretta questa cosa? Come no? Sì, è in diretta sicuramente. Vabbè, comunque, con questa nostra Madre Cabrini qui dietro, io vi saluto. Per questo video è tutto, io vi consiglio di iscrivervi al canale, mettere like e attivare la campanellina. E questo video è finito, non c'è nessuno, e beh, però che ore sono? Le 2.56, beh, chi è che alle 3 viene fuori? Prima, l'ho guardato prima, c'era un po' di gente. Vabbè, comunque per questo video è tutto, ciao!